L'associazione Libera impegnata contro le mafie dall'Aquila interviene di nuovo sulla questione dei MAP fantasma nel comune di Celano e la conferenza stampa viene fatta all'Aquila. Angelo Venti, referente del regionale dell'Associazione Libera. Allora, la facciamo all'Aquila perché i soldi in realtà erano soldi che erano destinati all'Aquila, poi non si sa bene come sono finiti a Celano, che è un comune fuori dal cratere, non aveva diritto e non ci sono nemmeno i presupposti per realizzare 148 MAP, spesa di oltre 10 milioni di euro. Ma l'Aquila perché sono state assegnate alla Protezione Civile, che mi pare dal dossier di Libera siano soldi che la Protezione Civile prima ha assegnato e poi ha richiesto. Sì, intanto c'è la dichiarazione fatta in conferenza stampa dell'attuale sindaco Filippo Piccone, sindaco di Celano, che sabato scorso ha dichiarato di aver ricevuto questa famosa telefonata da Bertolaso nel corso del 2009 in cui diceva penso che ti servono dei MAP, ti faccio avere 10 milioni di euro. Ti do un anticipo di 2 milioni e mezzo e poi faremo le altre delibere. Il problema è che Piccone nel 2009 non era sindaco di Celano, il comune era amministrato da un commissario che in diversi documenti dichiara di non aver saputo niente di tutta la pratica dei MAP fino al momento dell'indizione della gara fatta da uno dei dirigenti del comune. In sostanza Libera che cosa chiede, oltre alla chiarezza su questa vicenda, che poi è alla base anche delle dimissioni del sindaco Piccone, che poi dovrà formalizzare e confermare 20 giorni dopo la data del famoso Consiglio Comunale di sabato scorso? Ma sulle dimissioni di Piccone in realtà è che gli è mancata la maggioranza prima di un consiglio comunale in cui si doveva discutere anche questo punto, ma non era il solo motivo, quindi sono comunque Libera che state. in sostanza però Libera in questa conferenza stampa che chiede? Allora, questa è un'anticipazione del nuovo dossier che stiamo facendo sull'Aquila. Abbiamo stralciato questa cosa dei MAP visto che è esplosa all'improvviso e tra l'altro l'ha fatto esplodere proprio Filippo Piccone. Quello che facciamo notare è che oltre alle infiltrazioni criminali, i comitati d'affari, le cricche che comunque si sono buttati sull'Aquila per cercare di recuperare fondi, quello che preoccupa è che ci sono anche gli enti che fanno la stessa operazione. È successo a Celano con i MAP, è successo anche con la messa in sicurezza delle scuole, sta succedendo. E quindi Libera invita ad alzare la guardia, voglio dire, su questa vicenda ci sono richieste formali, ad esempio prima della conferenza stampa si parlava del capo della Protezione Civile Franco Gabrielli, che ha avuto un ruolo come prefetto dell'Aquila e che probabilmente conoscerà bene la situazione. Cioè, le determinazioni di Libera sono quelle di mettere in evidenza questa problematica oppure ci sono anche delle azioni concrete e ufficiali? Allora, intanto cerchiamo, ripeto, di alzare il coperchio su come vengono spesi Un nuovo i aspetto. fondi fuori dal cratere, quindi non è solo la criminalità organizzata, ma sono anche gli enti che Che lo cercano di fanno mettere, impropriamente. che lo fanno impropriamente. Per quanto riguarda Gabrielli, diciamo, a me mi costa pure, come si dice, riconoscere Sì, questa no. cosa, cioè sui MAP di Celano, grazie al suo intervento che poi è stato bloccato tutto quanto il procedimento. A che punto è il procedimento in questo momento? Cioè, i soldi sono nelle casse del comune? Fermi, sono stati restituiti, i MAP non sono stati in nessun Allora, è modo arrivata. costruiti. Allora, i MAP non sono stati costruiti e nemmeno le opere di urbanizzazione, Urbanizzazione. che era la prima fase, quella per cui erano arrivati oltre 2 milioni di euro. Che cosa è successo? Che i soldi sono arrivati. Tra l'altro sono stati comunicati anche in anticipo di quasi 3 settimane rispetto all'uscita del decreto. Una parte sono stati poi utilizzati di riautorizzazione per risistemare i tetti delle case popolari a Celano e contestualmente a novembre 2009 con questa autorizzazione la Protezione Civile richiedeva un altro 1,5 milioni quasi indietro, indicando anche il conto corrente. Questi soldi alla Protezione Civile ancora non sono tornati, stanno sul bilancio comunale del comune di Celano.
sempre Filippo Picconi in quella conferenza stampa ha detto che è in attesa di una risposta da parte della Protezione Civile per alcuni progetti non meglio precisati che avrebbe presentato per utilizzare quei fondi. Ma è esattamente il discorso che stavo facendo: soldi usati, soldi per l'emergenza in quel caso, usati per un'altra finalità.